Il romanzo comincia così. Giuseppe, dinanzi al portone, trasturlava il suo bambino, cullandolo sulle braccia, mostrandogli lo scudo marmoreo infisso al sommo dell'arco, la rastrelliera inchiodata sul muro del vestibolo dove, ai tempi antichi, i lanzi del principe appendevano le alabarde, quando si udì e crebbe rapidamente il rumore di una carrozza arrivante a tutta carriera. E prima ancora che egli avesse il tempo di voltarsi, un legnetto sul quale pareva fosse nevicato tanta dalla polvere e il cui cavallo era tutto spumante di sudore, entrò nella corte con assordante fracasso. Dall'arco del secondo cortile si affacciarono servi e famigli. Baldassarre, il maestro di casa, schiuse la vetrata della loggia del secondo piano, intanto che Salvatore Cerra si precipitava dalla carrozzella con una lettera in mano. «Don Salvatore, ma che c'è? Che novità?» Ma quegli fece col braccio un gesto disperato e salì le scale a quattro. Giuseppe, con il bambino ancora in collo, era rimasto intontito, non comprendendo. Ma sua moglie, la moglie di Baldassarre, la lavandaia, una quantità di altri servi già circondavano la carrozzella, si segnavano, udendo il cocchiere narrare ininterrottamente: «La principessa, morta di un colpo, stamattina, mentre lavavo la carrozza. Oh Gesù, Gesù!» «Ordine d'attaccare il signor Marco che correva su e giù, il vicario e i vicini. Appena il tempo di farla via!» «Gesù, Gesù! Ma come? Se stava meglio!» «E il signor Marco, senza mandare avviso?» «Ah, ma che ne so io? Io non ho visto niente, mi hanno chiamato. Ieri sera dice che stava bene.» «E senza nessuno dei suoi figli, in mano di estranei.» «Oh, malata era malata, però così ad un tratto.» Ma una vociata dall'alto dello scalone interruppe subitamente il cicaleccio. «Pasquale! Pasquale! Ehi, Baldassarre! Un cavallo fresco, in un salto, subito! Sì, subito, corro!» Intanto che cocchieri e famigli lavoravano a staccare il cavallo sudato e ansimante e ad attaccarne un altro, tutta la servitù s'era raccolta nel cortile, commentava la notizia, la comunicava agli scritturali dell'amministrazione che si affacciavano dalle finestrelle del primo piano o scendevano anch'essi giù addirittura. «Che disgrazia! Che disgrazia! Par di sognare! Ma chi se l'aspettava così?» E specialmente le donne lamentavano: «Senza nessuno dei suoi figli, non aver tempo di chiamare i figli.» Abbiamo letto L'incipit de I Viceré, il romanzo più famoso di Federico De Roberto, caposaldo della letteratura italiana moderna, pubblicato a Milano nel 1894. Il romanzo narra il declino e il faticoso adeguamento ai nuovi tempi di una famiglia aristocratica siciliana, gli Uzeda di Francalanza, sullo sfondo di una Sicilia feudale e borbonica, offrendoci un memorabile affresco dell'aristocrazia isolana nel drammatico momento del passaggio alla nuova realtà sociale dell'Italia unita. Alla morte della principessa Teresa, più temuta che amata anche dai figli, il principe Gaspare, divenuto padrone delle cospicue sostanze familiari, egoista e chiuso a ogni impulso generoso, mette in giro la voce che i beni lasciati dalla madre sono gravati da forti debiti per cui occorrono sacrifici da parte di tutti. E da qui lotte, liti, miserie che si intrecciano alla quotidiana vicenda dei vari rami dei Francalanza,
Una cosa sola resiste nel conflitto universale degli interessi: la passione comune per la roba, l'orgoglio di appartenere a una casta e ad un clan. Quando c'erano i viceré, i nostri erano viceré. Adesso che abbiamo il Parlamento, lo zio è deputato. Leonardo Sciascia ha giustamente considerato i viceré il più grande romanzo che conti nella letteratura italiana dopo I Promessi Sposi, per la ricchezza dei personaggi, l'ampiezza della struttura e la vivezza della rappresentazione, perfettamente capace di confrontarsi con i modelli della grande letteratura russa, tedesca, francese e americana. Sono Gianni Caruso e ho letto l'incipit del romanzo I viceré di Federico De Roberto. Buon ascolto e buona continuazione.